chiudiamo il tavolo. Intanto grazie per l'invito. Il registro, diciamo, Colmo di Cattivella l'ha presentato un giorno dopo per Ponte Comarca, per cui, diciamo, anche prima sono dovuto, diciamo, rispondere a tante delle domande che i giornalisti ci fanno sul rapporto con mafia. Il rapporto di giudizio speciale, soprattutto dell'ISPA, è sempre stato, diciamo, la Bibbia, diciamo, è sempre stato un documento fondamentale che ci ha consentito in qualche modo di matchare ciò che era il quadro legale con ciò che invece leggevamo attraverso, diciamo, l'attività repressiva, tutto ciò che accadeva sul fronte investigativo. Quindi, insomma, il rapporto ISPA è per noi un documento fondamentale. Quindi magari, diciamo, per il prossimo rapporto ci lavoreremo ancora. Ieri appunto abbiamo presentato il rapporto di mafia, e già dalla copertina, che vedete, una bella saretta, che, diciamo, rimanda all'idea di una scossa elettrica, solamente l'anno in cui i risultati della legge territoriale, insomma, che abbiamo voluto insistentemente, che ha accompagnato il nostro rapporto di mafia. Noi, a differenza di ISPA, non siamo un istituto di ricerca, siamo un'associazione ambientalista, e in qualche modo, diciamo, cerca di utilizzare l'ambientalismo scientifico, le conoscenze, che sono fondamentali. Avere un quadro cognitivo il più attendibile possibile è fondamentale, ma in qualche modo cerca di portare sempre più avanti l'azione politica, per dare risposte concrete ai problemi di questo paese. Quindi, insomma, abbiamo per più di 20 anni chiesto che anche il codice penale si occupasse di ambiente, che tutelasse in quanto tale l'ambiente. Insomma, siamo riusciti in questo obiettivo che in qualche modo riguarda l'intero paese. E i risultati in qualche modo si cominciano a registrare, questo non lo diciamo noi, lo dicono, insomma, gli inquirenti, dicono forse dell'ordine, della magistratura, e lo dimostra anche, diciamo, la leggera pressione del numero di reati ambientali, che diminuiscono rispetto all'anno precedente, e lo dimostra soprattutto il fatto che gli arresti aumentano. Quindi un'azione repressiva, un'azione di contrasto all'illegalità ambientale, una parte importante, quella che riguarda i punti, che oggi può essere combattuta in maniera più efficace. Il ciclo illegale dei rifiuti è sicuramente un pezzo importante dell'azione repressiva. Io vi do solo tre numeri, abbiate pazienza, diciamo, di mantenere minore attenzione su tre numeri, non volevo tantissimo. Nel 2015 sono stati accertati 5.114 reati penali nel ciclo dei rifiuti. Questo, diciamo, raccogliamo tutte le informazioni venute da tutte le forze degli ordini e degli altri ordini di polizia giudiziaria. Più di 5.000 reati penali significa più di 14 reati accertati, non commessi, stanno ragionando molto di più di 14 al giorno, una leggera flessione praticamente quasi 30%, che anche qui, insomma, si dimostra in qualche modo che si prosciuga l'illegalità diffusa, e l'aumento degli arresti, ci dicono gli inquirenti, fotografa un'azione di serie più incisiva che si in qualche modo concentra su quelle che sono le tipologie più importanti, soprattutto ciò che riguarda, per esempio, il traffico di rifiuti o le situazioni, diciamo, più significative. Le regioni del sud, le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, continuano a essere, guarda caso, tra le regioni maggiormente colpite, più del 44% di reati nel ciclo di rifiuti si registra in quelle regioni, che dimostra come, insomma, le mafie ancora oggi, anche nel ciclo di rifiuti, continuano a dettare legge. Purtroppo in questi giorni la Sicilia è in piena emergenza rifiuti, il nostro, tra l'altro, sono appassionato, quindi sono una cosa che mi riguarda personalmente, è una regione che non ha mai avuto una visione, una strategia di lungo periodo, ancora tira a campare, come diciamo noi, e questa situazione di inefficienza, di caos, che sta portando a pensare addirittura a fare dei bandi europei per l'esportazione di rifiuti soprattutto verso l'est Europa, che crea una situazione di caos, di inefficienza, che sicuramente è il terreno preferito per, in qualche modo, perpetrare delle logiche parassitarie in cui le mafie hanno sempre giocato un ruolo fondamentale. Questo per dire come le mafie, le ecomafie e la criminalità ambientale, anche nel campo dei rifiuti, non la si combatte soltanto con gli strumenti normativi e soltanto con l'azione repressiva, ma la si combatte soprattutto con l'azione di prevenzione, la si combatte soprattutto con
livelli di governance per la gestione dei rifiuti, di pianificazione strategica che siano efficaci, laddove si mettono in campo politiche virtuose di gestione dei rifiuti, sia i rifiuti urbani, ma anche i rifiuti speciali, dove c'è una visione di tutto questo, dove c'è un'idea di sviluppo. Sicuramente le malattie, le tomate, le attività ambientali agiscono in maniera più meno incisiva. Si parlava prima delle demolizioni, si parlava prima delle, che è un tema che mi sta particolarmente a caro, visto che circa il 40% dei rifiuti speciali deriva dagli inerti, e secondo me il tema inerti è paradigmatico, perché da una parte abbiamo, come dire, una normativa che ancora consente di poter prelevare materia vergine a costi bassissimi, le royalties che si pagano da parte dei cavatori sono bassissime, abbiamo, diciamo, territori che continuano ad essere soggetti al prelievo forzato di inerti, dall'altra parte non si incentiva più di tanto il recupero di materia, perché i costi sono talmente bassi, ovviamente gli operatori del settore ci dicono che è molto più conveniente, diciamo, prelevare materiale vergine piuttosto che recuperare, tant'è che uno dei casi più emblematici che mi è saltato da occhio è addirittura scoprire un protocollo tra la regione Lombardia e la Svizzera, in cui la Svizzera apre le proprie frontiere alla sabbia vergine che è importata dall'Italia, e apre in qualche modo l'Italia, la regione Lombardia consente l'ingresso di inerti che vanno verso le cave, sia di composizione ambientale, cave attive e inattive. Questo, insomma, per dire, l'Italia è un paese che attrae rifiuti inerti e fa uscire materia vergine, quindi questo, insomma, qualche modo dimostra una sorta di schizofrenia sulla governance dei comuni. Quando parliamo di inerti, parliamo di rischio idrogeologico, parliamo di tutela del territorio. Il dottor Ronchi parlava prima di demolizioni, non si fanno le demolizioni, non si fanno nemmeno le demolizioni degli immobili abusivi costruiti sulla sabbia. Allicata, un sindaco che ha semplicemente provato a applicare la legge, secondo quanto stabilisce la legge, e quanto stabiliscono sentenze passate in giudicato, gli hanno dato fuoco alla casa del padre. E i primi cittadini che vogliono cominciare a demolire immobili abusivi, è tutto attaccato, noi se si parla di abusivismo inizio non si parla di giù, è tutto attaccato in mondo. Sono pochissimi, perché ovviamente ci sono tutta una serie di pressioni, c'è anche una capacità della parte della classe, di una parte della classe dirigente, di strizzare loro, per esempio agli abusivi, proprio modo di farsi anche le campagne elettorali su questo. Mentre appunto le demolizioni, se fatte in maniera selettiva, perché fare la demolizione anche in maniera selettiva significa in qualche modo ridurre la montagna di rifiuti e consentire il riciclo. La regione Veneta, per esempio, è una regione che incentiva la demolizione selettiva e consente il recupero a costi più bassi di inerti, quindi diciamo di materia prima seconda. È chiaro che questo fenomeno di precarietà in genere in qualche modo ha a che fare anche con come vengono gestite e pianificate le policy sui territori. È chiaro che da questo punto di vista, quando parliamo di capitolari d'appalto speciali, parliamo di green public procurement, quando parliamo di aumentare le royalties sul prelievo forzato, parliamo anche di legalità. Quindi non soltanto il nostro rapporto con mafia, quello che facciamo non è mai appiattito sulla dimensione repressiva, cioè non prendiamo per come la vita ciò che fanno le forze dell'ordine. Cerchiamo di allargare l'orizzonte, perché siamo convinti appunto che nelle politiche di governo del territorio ci possono essere strumenti migliori per sconfiggere le mafie. Chiudo, e la criminalità ambientale in genere, chiudo dicendo che i trafficanti di rifiuti che continuano a esistere, continuano a percorrere il nostro territorio, e sono trafficanti di rifiuti che sempre più spesso si muovono sul mercato nero delle materie prime seconde. Sono anche loro consapevoli del valore dei rifiuti, tant'è che tutte le indagini di traffico di rifiuti più importanti riguardano determinate tipologie di rifiuti, soprattutto rifiuti metallici, ferrosi e non ferrosi, parti di autoveicoli rottamati, plastica, RAE, eccetera, eccetera. Quindi anche i raffinati di rifiuti hanno individuato nelle materie prime seconde un potenziale, diciamo, fatturato illecito.
le agenzie delle dogane alle nostre frontiere sequestrano in continuazione container di rifiuti veri e propri che vengono spacciati con materie prime seconde e finiscono al di là, diciamo, dei nostri confini. Quindi sconfiggere, da una parte governare bene per il comune, governare in qualche modo, avere una visione sulla gestione dei rifiuti urbani speciali più programmata, significa anche questo, di sconfiggere, prevenire quella che è anche un'emorragia di materie prime che sotto forma di rifiuti prende anche le vie dell'estero. Quindi, solo per dire, diciamo, che con il nostro rapporto e più veramente abbiamo voluto in qualche modo enfatizzare anche quelle che sono le risposte positive che arrivano dal territorio e ricordare come l'economia civile, come chiamiamo noi, che è anche l'economia circolare, rappresenta la risposta migliore e che in qualche modo chiama in campo tutti gli attori di una complessa filiera che è quella dei rifiuti, ma che riguarda in generale il governo del territorio. Quindi noi ci siamo, insieme al ministro, facciamo sempre la nostra parte, cerchiamo di fare da pungolo e siamo sempre a disposizione. Grazie mille, grazie a tutti. Allora io sono un secondo per chiudere, ringrazio tutti gli intervenuti, vi ho lasciato liberi di parlare avendo un po' più di tempo, forse era meglio lasciare un secondo giro oppure interagire con delle domande, però allora la proposta che faccio, lo dico anche ai miei colleghi, è di raccogliere una sintesi di questo incontro, di questa tavola rotonda che vi farò girare, quindi in qualche modo vedrete che trasmetterò sia come Presidente del Consiglio federale al sistema, ma dall'altro al Ministro dell'Ambiente. Okay? In modo tale che sono usciti molti spunti interessanti, sono state molte indicazioni, credo che sia importante raccogliere quanto avete detto in questo. Seconda proposta, proporrò il 12, cioè il Consiglio federale, proporrò la costituzione di questo tavolo permanente in ambito rifiuti tra Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e complesso delle rappresentanze. Vedremo come mi farò cura e mi assumerò responsabilità di come proporvelo. Terza cosa, consentitemi ancora di ringraziare i colleghi, siamo rimasti pochi qui ma so che fuori ce n'è moltissimi, stiamo utilizzando sempre più, mi scuso se il rapporto non è stato stampato, ma questo fa parte anche di quei tagli che abbiamo detto. Stiamo andando sulla dematerializzazione complessiva, fra un po' anche il Presidente si dematerializzerà, si era messo in automa, l'abbiamo posto in modo tale che non ci sia più rapporto umano, però lo trovate sul sito, sarà prodotto in piccola, così per avere, perché ho un po' la mania della carta riciclata, ce l'ho e mi rimane sempre, sono un pantico da questo punto di vista. L'ultimo accenno rispetto a una battuta, io vorrei che fosse chiaro a tutti che l'ISPRA è anche un ente pubblico di ricerca, ma è il nodo statale della rete nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e da questo punto di vista ha un fratellino, una sorellina, chiamatela come volete, che non ha la stessa distribuzione territoriale in questo, in termini distribuiti o di concorso, che è l'ISTAT. Allora, quando si pensa all'ISPRA bisogna pensare a un qualche cosa che ha la capacità di stimolare, di acquisire, di sviluppare conoscenza ulteriore, dall'altra parte ad esempio di stimolare innovazione. Faccio un esempio, noi abbiamo degli accordi e stiamo utilizzando a tappeto in ambito ambientale l'informazione satellitare, ma non solo passivamente, ma stimolando anche le politiche di investimento satellitare del Paese relativamente alla parte ambientale in termini, di cui la parte trasformazione del territorio e quindi uso del suolo e quindi monitoraggio dell'abusivismo ma o degli illeciti sul territorio è una delle parti più consistenti che abbiamo presentato ancora recentemente e presenteremo prossimamente nella presentazione del rapporto sul consumo di suolo e servizi ecosistemici urbani, nel senso che non è semplicemente il consumo di suolo ma la visione olistica del problema ambientale. Cercheremo sempre come ISPRA di portarla avanti all'interno del sistema agenziale, valorizzando le diverse competenze e lo porteremo al Paese col vostro aiuto e spero che condividiate questo tipo di iniziative e siate presenti e attivi come noi cercheremo di essere. Grazie a tutti di essere intervenuti, grazie ai colleghi, grazie ancora.